Ben ritrovati ragazzi e benvenuti sul mio canale, sono sempre io, il vostro Sig. Ormai manca pochissimo all'uscita del terzo Dark Souls e proprio per questo ho deciso di rispolverare un pezzo da collezione. Infatti voglio portarvi 10 cose strane su Demon's Souls, il primo capolavoro di quella che è diventata una delle saghe più popolari di sempre. E paradossalmente, ragazzi, Demon, oltre ad essere il capostipite, è anche il gioco di cui si sa di meno. Io stesso molte cose ho dovuto ipotizzarle, presumerle a livello di lore. Ma d'altronde, questo è il bello dei Souls. O sbaglio? Ma va bene così, ragazzi. Iniziamo! Nel filmato introduttivo ci viene rivelato che fu Vallarfax delle Zanne Gemelle a superare la nebbia e a rivelare al mondo la terribile situazione di Boletaria. Però, se parliamo con Ostrava, lui ci dirà: Vallarfax scomparve e Bjor scivolò nella fessura, e nessuno seppe più nulla delle Zanne Gemelle. E questa è un'incongruenza di una certa dimensione, se si vuole ricostruire la trama. O forse è la prova che il buon Ostrava fa uso di oppiacei. Il cadavere all'inizio del livello di Latria, dove si affrontano i mangiauomini, una coppia di boss considerata tra le più toste di tutto il gioco, è l'unico che contiene più di un oggetto raccoglibile. Sempre il buon Ostrava ci racconta che Ulan Lungoarco, un tempo fidato cavaliere di Re Allant, era un uomo, mentre il Black Phantom che lo rappresenta, beh, è una donna. E se vi state chiedendo chi sia Ulan, beh, è il boss Falange, ragazzi. Il vecchio Re Doran, uno degli NPC più ostici da battere senza trucchetti, è l'unico che a NG Plus non riceve statistiche bonus, ma resta tale e quale. Questo perché è un fottutissimo mostro. La fanciulla in nero, il monumentale e il vecchio Re Doran sono gli unici NPC che parlano un inglese antico e difficilmente comprensibile. Probabilmente perché sono a Boletaria da tantissimo tempo. La Large Sword of Moonlight, arma famosissima nell'universo dei Souls, nella sua descrizione ci dice che fu brandita da Bito, il Cavaliere Lunare, ma sia Patches la Iena che Saint Urbain dicono che era Vito. Potrebbe essere un errore di traduzione, certo, oppure no. Alcuni dialoghi con la donna di Stracci, la vendor delle paludi, sono stati eliminati dalle versioni non giapponesi perché si riferivano alla fanciulla Strea reputandola come la Vergine Maria, e questo poteva risultare offensivo per la religione cristiana. Dopo aver ucciso Saint Urbain, Lucigatana Black Phantom, che si trova al Santuario delle Tempeste, respawnerà all'infinito, e la conversazione con Blige si buggerà sempre. Sempre il nostro Strava ci dice che sia la Demon Brand che la Soul Brand sono all'interno del mausoleo, però noi ci si trova solo la Demon Brand. Forse perché gli oppiacei sono di qualità, o forse perché Ostrava è stato via da molto tempo e l'iscrizione sulla spada dice: finché il re non ritornerà, la Soul Brand sarà sempre nelle sue mani. Nel trailer del gioco si vede il Dio Drago in una versione grigia e soprattutto libera. È interessante notare che il Dio Drago appare anche in un'altra area unica, coperta di magma, alla fine del tutorial, ma solo se si è sconfitto l'avanguardia demone. Quest'area infatti non sarà mai più raggiungibile. Ecco ragazzi, queste sono le stranezze che io ho reputato più strane, appunto. Spero le abbiate trovate interessanti, ma soprattutto spero di non avervi detto cose scontate. Oddio, spero di no. Comunque, prima del tanto atteso Dark Souls 3, mi raccomando, dateci un'occhiata al povero Demon, che vi ricordo, senza di lui non avremmo mai avuto gli altri capitoli. Perfetto ragazzi, statemi bene e noi ci vediamo al prossimo video, come al solito. Ciao!